Emidio, questo è un altro nostro cavallo di battaglia, come apparecchi streamer di rete con DAC integrato. Stiamo parlando di Lumin ed è uno dei marchi storici che ha introdotto, si può dire un capostipite, ha introdotto gli streamer di rete al pubblico audiophile già da parecchi anni. Nelle loro varie evoluzioni siamo arrivati ad avere delle macchine estremamente performanti nelle varie fasce di prezzo. Siamo arrivati alla versione 3 del modello D, quindi D3, che è stato presentato una settimana fa, con un prezzo estremamente aggressivo di 2600-2700 euro. Mentre il modello superiore, anche introdotto l'anno scorso, sempre la serie 3, abbiamo il T3, che è la macchina intermedia, sempre con DAC integrato, per poi andare alla macchina P1, che fa anche da diciamo così hub digitale, in quanto ha diversi anche ingressi che possono sfruttare il DAC interno e quindi collegare sorgenti diverse, per poi finire alla macchina di riferimento X1, che ha l'alimentazione separata, quindi con alimentazione non switching. Lumin ha presentato quest'anno l'aggiornamento delle sue macchine solo transport, quindi il Lumin U2 Mini, che segue successore quindi del Lumin U1, e il Lumin U2, che è la macchina di riferimento, che costa circa 5.000 euro, che è il successore sempre del modello U1. Queste macchine si collocano, almeno da quanto noi possiamo apprendere dalle riviste internazionali, come modelli di riferimento assoluto nei transport digitali, quindi collegate ad altre macchine DAC. Lumin affronta questo mercato, anche se diciamo è un mercato minoritario, perché le sue macchine con DAC integrato sono veramente estremamente performanti, proprio per la richiesta da parte degli audiofili di macchine che possono essere collegate ai DAC già in loro possesso. È chiaro che molti audiofili sono fedeli a marchi anche diversi e anche più noti di Lumin stesso, quindi è giusto che Lumin possa accontentare questo bacino di utenza con delle macchine veramente, veramente performanti, che si sposano alla grande con questi marchi storici che hanno sempre così deliziato i loro ascolti.